dispositif opérationnel 1.10. Il Teatro Festival debutta a San Carlo con Don Quixote du Trocadéro. Un confronto fra il gesto che insegna la commedia dell'arte e la corporeità della danza urbana contemporanea, innestato sul filo conduttore del mito iberico di Cervantes, nel suo adattamento coreografico del 1869 musicato da Mincus. José Montalvo crea una danza multiculturale e spazia tra hip hop, classico, barocco, circense, tip-tap, flamenco ed innesti in video ambientati nelle stazioni della metropolitana parigina, con uno strepitoso Patrice Thibault che inventa una poetica per ogni genere, dal comico all'acrobatico, dall'eros suggestivo a quello esplicito. Forte attesa per lo spettacolo di Peter Brook, Lo Spopolatore, ideato dal regista inglese a partire dall'omonimo racconto di Samuel Beckett del 1970. Il testo descrive, con l'asciuttezza di un articolo scientifico, l'esistenza disumanizzata di una piccola comunità di individui, abitatori di un limbo dantesco dove la vita è insignificante ripetizione meccanica. La messa in scena di Brook viene realizzata con un'essenzialità estrema. Tre scale a pioli fanno da scenografia all'attrice tedesca Miriam Goldschmidt, che legge da un copione il testo di Beckett, ora seduta su uno scranno, ora lentamente spostandosi sulla ribalta. Lo spettacolo è stato rappresentato al Teatro San Nazzaro. Applausi del pubblico per la bisbetica domata di William Shakespeare, diretto da Andrei Konchalovsky sulla limpida traduzione di Masolino d'Amico. La vivace regia del cineasta moscovita ha collocato la vicenda negli anni 20, lavorando su un gruppo di attori di forte personalità, fra i quali anzitutto Federico Vanni, disinvolto e brillante nei panni di Petruccio, e Masha Musi, intensa e suadente, anche se non troppo incarnata nel personaggio di Caterina. E poi l'estroso Vittorio Ciorcalo, il raffinato Roberto Alinghieri, l'eclettico Adriano Braidotti e un po' tutto l'ottimo cast selezionato dallo stesso Konchalovsky fra Napoli e Genova.